un bene che questa città abbia, trovi nel dibattito la modalità per esprimere idee diverse. Ora l'importante è trasformare la polemica in un'occasione di dibattito, perché effettivamente è sconcertante, no? Il pensiero di vedere, dopo tante mostre tradizionali, una mostra come quella della Pixar a Palazzo Te. Quindi effettivamente è un'idea nuova. La cosa che mi piace far rilevare è che questa mostra, che è stata a New York, è stata in varie parti del mondo, trova una sua legittimità proprio in un luogo dove già Giulio Romano, con la Sala dei Giganti, ha cercato di immortalare, no? l'arte, un'arte in movimento. Io penso che il riferimento culturale a un rinascimento che trova poi nel rinascimento tecnologico dei mezzi digitali la sua espressione più significativa, sia dimostrato dal fatto che qui oggi si fa un evento culturale che apre un dibattito veramente importante sulla cultura. Questo dibattito nasce a Mantova e la cosa mi fa piacere, e sono sicuro che porterà non solo dei visitatori, ma porterà anche il raggiungimento di traguardi significativi dal punto di vista dell'approccio culturale verso le nuove forme di digitalizzazione e le nuove forme di espressione digitale. When this exhibit began, I mean, it really was John Lasseter's dream to celebrate again the era veramente il sogno di John Lasseter, quello di far vedere e celebrare gli artisti che stanno dietro le quinte del lavoro della casa di produzione. Ovviamente loro, non gli artisti che lavorano a Pixar, non sentono se stessi come dei singoli artisti, ma quello che loro vedono è il lavoro di team. Si sentono parte di un grande team che lavora per un'unica grande opera visuale, che poi è il film finale che sarà prodotto. Però se noi andiamo a separare tutto il lavoro che c'è dietro, ovviamente abbiamo una grandissima varietà di opere d'arte che utilizzano tantissimi mezzi espressivi, dall'acquarello, lo schizzo, il guazzo, ma anche appunto in termini tecnologici, il rendering al computer, piuttosto che i dipinti digitali, per cui veramente una grandissima varietà di arte che in realtà è design, è come si disegna, come si viene concepito il film, e che poi tutto appunto insieme confluisce nel film finale, nell'opera finale. La mostra appunto svela tutto questo processo che ci sta dietro. È un'idea questa della mostra Pixar che era radicata nel mio pensiero, che però è precipitata poi alla fine, perché non è stato facile nemmeno ottenere il consenso di Pixar su Palazzo Te, c'erano altri competitor in Italia, e per me era un modo per iniziare una nuova programmazione anche nella vacanza del comitato scientifico, una mostra che non pone problemi scientifici, quindi non è una mostra di un grande artista del passato che avrebbe in qualche modo potuto sollevare polemica sul fatto che il presidente del comitato di gestione si assume la responsabilità di una mostra anche nella vacanza del comitato scientifico. Questa è una mostra assolutamente scientifica, che è prodotta dalla Pixar stessa, sostenuta dal gruppo Sole 24 Ore, con una piccola produzione nostra, e crediamo che possa essere una novità soprattutto per un pubblico giovane, che in questo modo potrà avvicinarsi anche alla bellezza dell'arte antica come rappresentata in modo sublime da Giulio Romano. Io porterò in consiglio di amministrazione l'idea che anche per la valorizzazione della Sala Giganti, che sarà diciamo finanziata, comunque sponsorizzata da una grande azienda di luci e progettata da questo grandissimo light designer che è Mario Nanni, sto pensando che comunque ci possa essere con noi un partner, per un media partner o un partner che possa con noi sostenere poi il processo di comunicazione, che dovrà essere un processo nuovo legato molto alle nuove tecnologie, e quindi immagino la digitalizzazione della sala, l'alta definizione e nuovi sistemi
a partire dagli smartphone, dalle audioguide diverse che possono essere prodotte per quell'evento. Abbiamo calcolato un barchino a 90.000 visitatori, con varie fasce di biglietto, con la scontistica per i bambini e la gratuità per gli inferiori a 6 anni. Crediamo che possa essere raggiunto questo step, anche considerando che negli ultimi anni, lo devo dire, le mostre di Palazzo Te hanno avuto dei numeri molto bassi nonostante i forti investimenti. Quindi è una sfida sulla sfida, perché ovviamente bisogna abituare di nuovo non il pubblico mantovano ovviamente, ma il turista italiano e straniero a ritornare a Palazzo Te.